Ed è successo. Vediamo cosa c'è all'interno. Gli tolgo i sigilli. La confezione. Scatolina vuota. Cavo di ricarica. Micro USB. Carica batterie. 10 watt. Questo è tutto. La pellicolina. La plastichina. Niente plastichina. Il not for sale. Non so se staccarlo. Plastichina di consolazione. Ah, mi hanno rubato il canale! Ma no, dai, questa è la recensione condivisa con voi, figlia di quel live che abbiamo fatto con Honor su questo 9A, perché mi piaceva coinvolgervi nel provare un bus di gamma senza i servizi Google. Vediamo com'è andata. E i protagonisti? Già, diciamo che il fatto che mi suggerisci come app popolare quella dell'INPS, sono offeso. Non... Questo confronto con il mio smartphone principale, l'Honor 20. Io ringrazio anche qualche mio amico che probabilmente starà guardando questo video, in quanto mi hanno dato una mano. Un primo sguardo al telefono. Il colore è molto bello, si chiama Phantom Blue e ha questi riflessi verdi, azzurrini, che purtroppo lo smartphone col quale sto registrando non rende. 185 grammi di peso. Oh, due SIM più una micro SD. Molto ma molto bene. 3 GB di RAM, 64 GB di memoria. In fondo la porta micro USB, un jack per le cuffie e la cassa principale più microfono. Ha la radio FM. Display IPS da 6.3 pollici. Ok, si sta accendendo. Non cambia molto da quello che è un setup di un normale dispositivo Android, con la chiara differenza che invece del mio account Google mi è stato chiesto un account Huawei. Perché anche questo Honor, come gli ultimi Huawei, soffre in qualche modo della mancanza dei servizi Google e possiede i cosiddetti HMS, i Huawei Mobile Services. Sono veramente, veramente trovato bene con gli HMS. In particolare ho utilizzato Amazon App Store e Apple App Viewer. Mi sta dicendo questa cosa. Seleziona un dispositivo su cui ho effettuato l'accesso con il Huawei ID. L'unico problema è che mi dà molte di queste cose in cinese. Niente panico, riesco a capire che una di quelle scritte è probabilmente l'Honor 5X che ha avuto in passato e quindi riesco ad andare avanti. Un grande applauso ad Honor dal punto di vista della batteria perché è eterna. Sono ancora al 51% e stanotte non l'ho messo in carica perché me ne sono completamente obliato. C'è chi dice che nel 2020 gli schermi HD non dovrebbero proprio esserci. Secondo me in questa fascia di prezzo ci sta ancora avere schermi HD, soprattutto perché è un pannello molto buono con colori belli e un angolo di visuale direi molto buono per essere un IPS. Tramite il phone clone di Huawei sto trasferendo tutte le mie cose da una parte all'altra. Nel mio caso tutte le applicazioni scaricate e che io utilizzo generalmente funzionano senza alcun problema. Ho trovato alcuni problemi in alcune applicazioni, come nel caso dell'applicazione del Fantacalcio. Le alternative valide alle applicazioni di Google la maggior parte delle volte si trovano. Manca YouTube. L'unica applicazione di Google che non sono riuscito a sostituire e che è un grande problema è YouTube. Prima di trarre le conclusioni vorrei però fare una nota riguardo alle applicazioni di Google. Se voi siete in grado di installare gli APK di queste applicazioni, noterete che metà delle applicazioni di Google funzionano e invece altre no. Per esempio, io ho potuto provare Maps e ho visto che l'applicazione funziona bene, a parte la mancanza di poter sincronizzare i propri dati, però il navigatore funziona. Ho provato Google Chrome e stessa cosa, il browser funziona in tutto e per tutto, meno che la sincronizzazione con l'account di Google. Ho provato YouTube non mi faceva andare avanti senza i Google Play Services. Però diciamo girando in rete ho trovato un'applicazione alternativa, si tratta di questa applicazione di YouTube che replica esattamente come ad esempio Aurora Store l'applicazione di YouTube, però non è possibile loggarvi assolutamente, ma funziona tutto senza alcun problema. E gira bene. E da qui possiamo vedere anche come il display di questo telefono, nonostante sia un 6,3 pollici HD IPS, non sia affatto male. Mi sono quindi affidato in primo luogo allo store Huawei, dove ho trovato l'app della mia banca. Io sono un correntista Ubi e
So che Ubi è stata una delle prime app a essere trasferite sullo store Huawei, quindi sono abbastanza fortunato. Tante altre app non le ho trovate direttamente sullo store Huawei e ho cercato di fare affidamento su store più affidabili, diciamo, anche dal punto di vista della sicurezza. Quindi ho installato lo store, l'app store di Amazon e da lì sono riuscito a prendere tutte le app, chiamiamole social, quindi i vari Instagram, Facebook, Messenger e così via, senza molti problemi. Per quanto riguarda WhatsApp, ho scaricato l'applicativo ufficiale dal sito, quindi diciamo che il mio telefono era quasi pronto per il mio uso quotidiano. Mancava soltanto almeno un'app di navigazione. E per avere il navigatore con la mia auto decisamente poco smart, la scelta a questo punto è Waze. E quindi direi tutto bene. Per quanto riguarda le applicazioni di Google, diciamo che sono riuscito a sostituirle tramite queste tre applicazioni, in particolare Outlook che funziona sia per la mail, sia per il Drive e sia per la sincronizzazione dei contatti. Per quanto riguarda l'email, il passaggio Gmail, normale clienti di posta, non è stato totalmente indolore. La configurazione è super rapida, super veloce, quindi comodissima. Per quanto riguarda invece l'esperienza d'uso, ovviamente non è la stessa cosa. Perché? Perché Gmail fa già un grande filtro e una grande prima archiviazione rispetto a tutte quelle che sono email pubblicitarie, spam e così via. Quindi, quando io entro nella Gmail, normalmente trovo effettivamente i messaggi importanti. E, entrando qui nel cliente di posta mi sono trovato tantissimi messaggi, molti dei quali erano comunque indesiderati e non importanti. Quindi ho dovuto fare un po' più di filtro manuale, lasciatemi dire. Comunque, non è un problema insormontabile. La fotocamera principale, che ha una focale f1.8, fa delle foto buone sotto la luce del sole. Quando inizia a esserci un po' di luce artificiale, si vede un po' il rumore nella foto. Fotografie per la fascia di vezzo non sono affatto male. Con tanta luce fa degli scatti sicuramente dignitosi, con condizioni di luce diverse si inizia a vedere tanto il rumore di fondo, però insomma, per un base di gamma direi che ci può stare. Era grandangolare, per i video secondo me è abbastanza interessante, soprattutto perché si possono fare delle inquadrature abbastanza ampie e si può quindi utilizzare anche come fotocamera per i vlog se la si gira e la si usa al posto della fotocamera anteriore. Ho fatto un paio di foto che sto vedendo in questo momento, mentre per quanto riguarda, diciamo, l'esperienza generale con gli HMS, diciamo, se devo dare un giudizio personale, darei un 7,5. Non soffre di particolari problemi, gira bene, non ha avuto alcun blocco. Quindi la domanda che mi sono fatto in questi giorni è: effettivamente hai avuto difficoltà? Sei riuscito a vivere senza servizi Google? Direi sicuramente sì come risposta generale, ma nella mia testa si è sviluppato un tarlo, cioè il fatto che allo stato attuale un dispositivo solo con HMS sicuramente ti fa vivere tranquillamente e benissimo la quotidianità, ma potrebbe abbandonarti nei momenti particolari, cioè quando ad esempio ti serve quella particolare app, quando ti serve quella particolare cosa che i servizi HMS ancora non ti offrono. Quindi alla domanda, consiglieresti di acquistare un telefono Huawei Honor senza servizi Google a qualcuno? Io risponderei sì, vanno bene, non c'è alcun problema, è possibile sopravvivere, ma non sono ideali per tutti. Consiglierei a qualcuno l'Honor 9A al prezzo di 149 € come prezzo di listino. Se usate Google, non prendete l'Honor 9A. Come telefono in sé, però, è un telefono ottimo dal livello della batteria e delle prestazioni e anche dal lato del display, quindi ce lo vedrei molto bene come secondo telefono. Tirando le somme, con questo 9A, come mi sono trovato? Direi bene, nonostante sia un telefono di fascia bassa e nonostante soffro ovviamente di rallentamenti, di temporanee scattosità, comunque sono riuscito tranquillamente a vivere la mia giornata senza stress e a fare quello che dovevo fare. Quindi un base di gamma che tutto sommato promuovo. Oggettivamente il processore non è un fulmine di guerra e devo ammettere che e ad esempio, qualche giorno fa ero in montagna dove le reti non prendono tanto bene, stavo cercando di fare dei download e lui ha iniziato a scaldare molto e anche il telefono ha iniziato un pochino a scattare più del dovuto. Però
Ho trovato molto affidabile il software, non ho mai avuto un vero impiantamento, non ho mai avuto delle app che sono andate in crash e il telefono non si è, per dire, mai riavviato da solo, cosa che con altri dispositivi di fascia bassa e media mi è successa. Grazie Andrea. Ringrazio ancora Huawei Honor e Andrea per questa opportunità. Ringrazio intanto Galeazzi per avermi dato questa occasione di poter collaborare con lui e anche Huawei per avermi inviato il telefono in prova. Ringrazio Andrea per questa opportunità. Ragazzi, ma siete stati bravissimi! Ma nessuno ha pensato di far volare dall'alto il telefono? Devo creare un'academy di recensori per andare in pensione. No, scherzi a parte, veramente bravi, bravi, bravi. Sono esattamente le sensazioni che ho avuto io su questo 9A. Un bas di gamma che comunque, grazie al prezzo, tra l'altro in promozione a 129 € in questo periodo, ha senso. Devo dire, la velocità, la fluidità, lo avete detto voi, l'ho trovato affidabile. Comunque non l'ho trovato super inchiodato. È un telefono che comunque è usabile nella quotidianità. Ve lo sto facendo vedere qua sotto un po' anche io. La cosa che non mi è piaciuta, anzi, due. Primo, wifi solo monoband, e l'altra, a me ragazzi, la micro USB sta sul piloro, però un telefono che secondo me ha senso se volete provare a entrare in questo mondo degli HMS, quindi abbandonare un po' Google per andare a provare e vedere quello che sta facendo Huawei, perché magari Huawei ovviamente Honor, perché andare a spendere magari 2, 3, 4, 5, 1000 € per comprare un telefono dove poi magari una cosa non va, magari l'altra va, magari poi vi ci trovate benissimo, sono tanti. Qua con 129 € vi togliete lo sfizio, batteria infinita, foto così così, un bel foto factor, un display che confermo quello che dite voi, è un HD, ma è un buon HD. Insomma, per il prezzo ci sta assolutamente e grazie a tutti per l'esperimento. Secondo me è riuscito. Fatemi sapere nei commenti se anche a voi è piaciuto o mi devo riprendere il canale tutto per me. E da Bologna saluto tutti. Ciao! Un saluto a tutti da Giuseppe Galatti. Un saluto da Leonardo Virsman per andreagrazie.com.